Allora, buongiorno a tutti. Stamattina vi facciamo vedere un caso estremamente semplice di estrazione di elemento dentario. Questo è un residuo di un molare che era in questa posizione e che adesso ha necessità. Ne vedrete anche altre poi nel futuro perché estrarremo anche altri elementi dentari. Quindi che cosa succederà questa mattina? Faremo l'anestesia, toglieremo intanto questo elemento dentario. Il core della nostra giornata sarà quale strumentario utilizzare per togliere un elemento dentario, quindi un'estrazione semplice. Adesso il prossimo passaggio sarà descrivere tutto lo strumentario. Con questo che state vedendo qui sotto è l'allestimento del tavolino che ci permette poi di portare avanti la nostra estrazione semplice. Ci sono molte più cose qui dentro, che servono più che altro per farvi vedere, come per esempio lo spandex e soprattutto l'aspiratore chirurgico, che poi ci serve per andare a vedere se ci sono eventuali residui alla fine. Da destra verso sinistra voi potete vedere la pinza per residui radicolari, due leve. La differenza sostanziale delle due leve, una è più grande e una è più piccola, perché potremmo avere necessità di andare a prendere e recuperare un piccolo frammento e quindi abbiamo bisogno della leva piccola, o di un frammento più grande, quindi della leva grande. La siringa, chiamata carpool, con chiaramente l'anestetico già inserito, l'ago già inserito, l'aspiratore chirurgico che ci serve, data la sua particolarità nella testa, come vedete qui, di avere una testa rastrevata molto stretta, di arrivare anche nelle zone più difficili. Lo spicillo, lo specchietto e la pinzetta, che sono il tris sempre necessario. Questo è lo strumento necessario per un'estrazione semplice. Allora, quello che voi vedete è l'anestetico, l'anestesia iniziale. Nel fornice, cioè in questa zona qua, ci avviciniamo molto lentamente e cominciamo a fare la nostra anestesia, molto, 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 molto delicatamente, molto piano. Le anestesie saranno in realtà loco-regionali in due aree, cioè quella vestibolare, quindi verso il vestibolo, questa parte qui, e una palatale che adesso comincio a fare. Nella parte più alta, non so se si riesce a vedere bene, nella parte più alta, vedete, della volta palatina, noi rifacciamo la seconda anestesia. Questa anestesia è un pelino più fastidiosa perché il paziente percepirà un po' più di tensione, non è pericolosa, non ci sono rischi, bisogna farla sempre con molta lentezza perché non è proprio gradevole per il paziente. Una volta che l'anestesia sarà finita, vedete che lo stantuffo, che è questo, sta finendo. Una volta finita l'anestesia, attenderemo il tempo necessario affinché l'anestesia funzioni e quindi potremo fare la nostra estrazione. Dunque, quello che state vedendo è la leva, quella piccola all'inizio. Noi ci appoggiamo in quest'area critica che è tra un dente e l'altro sostanzialmente e cominciamo a fare leva sulla radice, che vedete lentamente si risarciona dalla posizione che noi avevamo inizialmente trovato. Andiamo anche sull'altra, che vedete, eccoci qua. Lentamente si sta sganciando dalla sua zona e ora utilizziamo la leva di cui parlavo prima, quella più grande. Vedete? La grandezza è più che raddoppiata perché non ce l'avremmo fatta a farlo con l'altra leva. Ora, la prima radice è già venuta via, la possiamo addirittura prendere con le pinzette tranquillamente perché vedete è proprio attaccata. La seconda radice invece ha necessità di essere presa con la pinza di cui parlavo prima. A questo punto la andiamo a prendere, piccolissima rotazione perché era veramente un piccolo pezzo, e l'elemento dentario è completamente estratto. Quindi a questo punto noi di norma non facciamo una revisione, ma in questo caso faremo una piccola revisione perché è molto probabile che ci siano delle piccole lesioni intorno, magari un granuloma, un esito di granuloma, quindi utilizziamo il cucchiaio alveolare. Qualcuno preferisce anche il Lucas, ognuno sceglie quello che gli piace, è tutto negativo, non ci sono altri frammenti. A questo punto l'intervento è finito.